Tutti i servizi ai cittadini offerti dallo Stato saranno spostati nell'ex caserma Berardi, che sarà ristrutturata dal demanio con un investimento di ben 15 milioni di euro. Il servizio è di Domenico Di Carmine. Con il piano di razionalizzazione delle sedi delle amministrazioni statali di Chieti, sottoscritto oggi, tutti gli enti pubblici coinvolti si impegnano a condividere un piano di trasferimento delle loro sedi in un polo logistico amministrativo all'interno dell'ex caserma Berardi, che verrà riqualificata, e all'interno dell'ex ospedale militare. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio. È possibile avere eh, grandi risparmi, grandi efficienze se tutte le istituzioni della Repubblica collaborano. Qui collabora la provincia, la prefettura, i corpi dello Stato, tutti i corpi dello Stato, le agenzie dello Stato insieme si sono riunite per fornire diciamo, un centro unico di servizi della Repubblica appunto e quindi è un esempio davvero importantissimo. Il progetto è stato avviato lo scorso 28 aprile con l'insediamento del tavolo interistituzionale predisposto dall'onorevole Giovanni Regnini, oggi vicepresidente del CSM. Si mette a frutto un patrimonio enorme, pregevole dello Stato e lo si mette a frutto al servizio della città per riorganizzare poli di servizio pubblico con investimenti, con razionalizzazione dei servizi a favore dei cittadini. Il direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi. Il Demanio ha fatto da coordinamento e sarà il soggetto che farà l'investimento mettendo 15 milioni di euro per la rifunzionalizzazione e la rigenerazione della caserma Berardi che servirà come punto di aggregazione per tutte le funzioni pubbliche che si concentreranno.